Buonasera a tutti. Oggi parliamo, finiamo di leggere il canto 17° del Paradiso. Anzi, una premessa, non finiamo di leggere tutto, faremo magari due video separati, due video lezioni separate. Questa prima video lezione arriviamo fino al verso 99, che è anche dove il vostro libro, come al solito, si interrompe, fa un taglio. E poi, nella prossima video lezione, concludere invece, il canto. Come vi dicevo, la mia intenzione, fra l'altro, è di leggerlo per intero questo canto, perché sinceramente è un canto appunto fondamentale per capire la commedia e anche il ruolo che Dante rivendica per se stesso nella commedia. Noi eravamo arrivati al verso, in classe, al verso 46 circa, con quella similitudine. Qual si partì o Ippolito d'Atene, per la spietata e perfida Noverca, tal di Fiorenza partirti convene. E qui praticamente era il punto anche dove inizia, no, la profezia di Cacciaguida. Ricordiamo, canto di Cacciaguida, Cacciaguida, antenato, trisavolo di Dante, un crociato. Ecco, qui fuori passa di tutto, mi scuso per l'audio che a volte sarà disturbato da questi rumori. Ecco, diciamo, è uno dei tre canti in cui è protagonista Cacciaguida, questo trisavolo crociato, siamo nel cielo di Marte, quindi spiriti combattenti per la fede, e questo è anche l'ultimo dei tre canti in cui compare Cacciaguida, ed è sicuramente il più significativo, in cui appunto c'è questa profezia, una profezia post-eventum, una profezia ovviamente a posteriori. Questo l'avevamo già ricordato, e questa profezia dell'esilio di Dante inizia di fatto proprio sì, al verso 46, perché noi in classe, no, avevamo letto anche il passo relativo precedente, in cui a prendere la parola è sempre Cacciaguida, verso 37, quel discorso sulla contingenza, quindi sugli eventi terreni che sono visti da Dio, Dio già sa tutto, l'omniscienza divina e quindi l'omniscienza anche dei beati, Dio sa già tutto, ma per preservare il libero arbitrio, allora c'era questa immagine del fatto che Dio sa, ma è come uno spettatore, no? Che vede una nave che scende lungo un fiume, lungo un torrente impetuoso. Quindi con una libertà di movimento che però ovviamente è molto limitata, perché evidentemente una barca che scende giù per un torrente impetuoso sicuramente non può risalire. Ecco che e poi questa immagine, anche questa l'avevamo letta comunque, no? Del suono. Allora Cacciaguida dice, ecco, da Indi, cioè dal cospetto di Dio, così come viene alle orecchie la dolce armonia, il dolce suono di un organo, così a me viene, vedo, così per me, così mi appare, ecco, il tempo che ti si apparecchia, il tempo che si prepara per te, caro il mio Dante. E poi c'era questa similitudine, appunto, qua si partì Ippolito d'Atene. Ippolito, abbiamo ricordato, è un personaggio del mito, questa è una, quindi una similitudine mitologica, in cui compare la figura di Ippolito, Ippolito e Fedra, storia torbida come spesso accade nei miti, e appunto Noverca del verso 47 è proprio Fedra, Fedra, Noverca, Matrigna, significa un latinismo. Avevamo detto anche in classe, no? Fedra era la matrigna di Ippolito. Si innamora, si invaghisce del suo figliastro, cerca di sedurlo. Ippolito, che è un giovane di bell'aspetto, ma casto, e comunque a modo, rifiuta l'amore perverso, proibito della matrigna. E Fedra non ci resta bene, e quindi si reca dal marito Teseo, che era il padre di Ippolito, denuncia di essere stata violata. Ippolito accetterà in modo molto remissivo la pena dell'esilio, cioè Teseo infliggerà al proprio figlio, indignato, crede alla matrigna e non crede al suo figlio, e quindi infliggerà a Ippolito
l'esilio. Non è un caso, ovviamente, che ci sia quindi questa similitudine mitologica, perché proprio la pena che subisce l'Ippolito mitologico è la pena dell'esilio, è una pena dell'esilio subita per una colpa che non aveva commesso, molto significativo. Tra di Fiorenza partirti conviene. Così, ecco, come Ippolito, anche tu, caro Dante, è necessario che anche tu debba partire di Fiorenza, cioè debba allontanarti da Firenze. Dicevamo, ovviamente, profezia post eventum, perché la commedia è ambientata nell'anno 1300, ma siamo con l'esilio viene combinato nel 1302 in contumacia, ma ecco, ricordiamoci che ovviamente la commedia venne scritta molti anni dopo, circa tra il 1315 e il 1321, che poi è anche l'anno di morte di Dante. Questo si vuole e questo già si cerca, e tosto verrà fatto a chi ciò pensa, là dove Cristo tutto di si merca. Questo, cioè l'esilio, si vuole e questo già si cerca, cioè si prepara, e presto tosto verrà fatto a chi ciò pensa, cioè presto ciò verrà attuato, verrà fatto da chi, da parte di chi già sta pensando a ciò là dove Cristo tutto di si merca, là dove per tutto il giorno si mercanteggia Cristo. Frase potentissima di Cacciaguida, ma qui a parlare chiaramente Dante, che colpisce come con uno strale che cosa? La curia papale. Questo verso 51, là dove Cristo tutto di si merca, è un riferimento, è una perifrasi per indicare appunto la curia papale, ma una curia decaduta, dove anziché pregare si mercanteggia Cristo. Ricordiamo infatti che ovviamente, cose sicuramente già note, ma comunque questo riferimento così oltraggioso alla curia papale è dovuto al fatto che nel 1300 era Papa Bonifacio VIII, acerrimo nemico di Dante. Perché acerrimo nemico? Perché era stato colui che aveva manovrato in favore dei neri, alleato dei Donati, appunto la famiglia di Firenze a capo della fazione nera dei Guelfi. E Bonifacio VIII aveva tramato per far entrare in Firenze il suo legato, il suo ambasciatore Carlo di Valois. Poi c'era stato di fatto un colpo di Stato. Firenze era passata sotto il dominio della Chiesa per mezzo di Carlo di Valois, e quindi poi la condanna all'esilio per contumacia inflitta a Dante. Quindi questa perifrasi così potente, appunto così oltraggiosa nei confronti di quella che comunque era la sede pontificia, si spiega con il fatto appunto che nel 1300 era seduto sul soglio pontificio proprio Bonifacio VIII, che, come penso ricorderete, era stato richiamato già in modo quasi esplicito nell'inferno, come insomma prossimo abitante dell'inferno stesso. La colpa seguirà la parte offensa in grido, come suol. Ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa. Cosa significa questa terzina? La colpa seguirà la parte offensa in grido come suol, cioè la colpa sarà addossata alla parte offesa, alla vittima, in grido come suol. In grido vuol dire dalla fama, come avviene sempre, dice Cacciaguida. Ma la vendetta fia testimonio al ver che la dispensa. Ma la vendetta, cioè la punizione divina, sarà testimonianza, fia testimonio, al ver che la dispensa, cioè sarà testimonianza della verità che distribuisce cioè la vendetta, la punizione divina, che distribuisce i castighi. Questi versi, anche qui un po' di discussioni, come al solito, nella critica. Questi versi 53-54, che dovrebbero comunque essere un riferimento, molto probabilmente, a un episodio storico che sarebbe venuto pochi anni dopo, il 1300, nel 1303, il cosiddetto schiaffo di Anagni, cioè quando Bonifacio VIII venne schiaffeggiato, così vuole la tradizione, probabilmente subì solo un oltraggio, da parte del re di Francia, Filippo il Bello. Perché comunque è il riferimento, insomma, al fatto che coloro che avevano ordito
di fatto avevano tramato contro Firenze e quindi poi indirettamente anche per l'esilio di Dante, avrebbero, insomma, prima o poi ricevuto la giusta punizione. Questo è il senso dei versi 53-54, forse appunto con un riferimento allo schiaffo di Anagni o in senso anche più generico alla morte, comunque che sarebbe occorsa appunto tanto a Bonifacio VIII quanto per Corso Donati, il più prestigioso rappresentante della famiglia Donati, appunto di fazione dei Neri, che abbiamo anche incontrato indirettamente. Corso Donati è stato citato, no, dalla sorella Piccardi. Corso Donati, oltre a essere un guelfo nero, si era macchiato, diciamo, anche secondo le fonti storiografiche, si era macchiato, no, di quel peccato molto grave, cioè aver costretto la sorella Piccarda ad abbandonare il convento, insomma, per farla sposare, per un matrimonio di convenienza. Tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, e questo è quello strale che l'arco dell'essilio pria saetta. Cosa dice allora qui Cacciaguida? Tu lascerai tutto ciò che più ami. Questo significa ogni cosa diletta più caramente, cioè tutto ciò che tu ami nel modo più intenso, dovrai abbandonarlo. E questo è quello strale che l'arco dell'essilio pria saetta. E questo è il primo strale, la prima freccia, no, che l'arco dell'esilio scaglia per primo, appunto. Metafora con cui appunto l'esilio, appena l'esilio è paragonato a un arco e scaglia una serie di frecce in realtà. La prima è questa, il fatto che ovviamente con l'esilio si è costretti a lasciare ciò che ci è più che ci è più caro. E tra l'altro, possiamo proseguire poi anche nella lettura per mettere in evidenza un aspetto di fonosimbolismo, visto che nell'altra video lezione si parlava un po', no, di analisi del testo poetico, e tra l'altro questo canto, una parte di questo canto, qualche anno fa, nel 2005, ormai parecchi anni fa, era stata scelta proprio dalla commissione ministeriale per un'analisi del testo. Ecco, volevo mettere in evidenza un aspetto appunto di fonosimbolismo, che già compare qui, ma poi prosegue nei versi successivi. Allora, tu lascerai ogni cosa diletta più caramente, questo è quello strale che l'arco dell'essilio pria saetta. Poi tu proverai sì come sa di sale il pane altrui, e come è duro cale lo scendere e salire per l'altrui scale. Ecco, in questi versi, dal 55 al 60, che cosa notiamo a livello di suoni? La ripetizione, e quindi diciamo termini tecnici, la figura di suono dell'allitterazione della consonante, della sibilante S. E questa allitterazione, che cosa, quali sensazioni, quali sentimenti evoca? Evoca proprio la condizione di sofferenza, la condizione di angoscia che seguirà all'esilio per Dante. Tu proverai sì come sa di sale il pane altrui, e questa è una terzina famosissima, è come duro cale lo scendere e salire per l'altrui scale. Cioè tu proverai che sapore amaro ha il pane altrui, e come duro cale, cioè e che percorso faticoso sia scendere e salire per le scale altrui. Calle ricorda qualcuno che è stato a Venezia, le calli, quindi sono le strade, sono le vie di Venezia. E quindi questa terzina, che è molto famosa, che cosa mette in evidenza? Cacciaguida sta dicendo appunto che Dante con l'esilio sarà costretto di fatto a rinunciare almeno in parte alla propria indipendenza economica e quindi poi anche alla propria indipendenza ideologica. E forse con l'esilio Dante in effetti inaugura quello che sarà un nuovo modello di intellettuale, cioè non ci sarà più, no, con il passaggio dall'età comunale all'età delle signorie, non ci sarà più,
No, il letterato comunale, il letterato appunto fiero della propria indipendenza economica, perché è indipendente economicamente nell'età dei comuni, perché svolge mansioni proprio all'interno del comune. Dante, ricordiamo, era stato priore, mansioni politico-diplomatiche. Con il passaggio all'età della signoria, il letterato si affermerà al nuovo modello, no? Il letterato umanista, cioè il letterato che deve sostanzialmente stare alle dipendenze di un signore per essere mantenuto e che quindi poi va a perdere evidentemente un poco almeno la sua indipendenza anche ideologica. E la terzina mette in evidenza anche il fatto che poi con l'esilio Dante sarà umiliato perché sarà costretto a chiedere cibo, lo pane del verso 59 e anche un riparo, perché questa allusione alle scale altrui, che già poi anticipa il tema della scala, che è un tema portante di questo canto, perché è anche questo canto, l'ho detto, contiene certo la profezia, ma contiene poi anche un'esaltazione, una celebrazione di Can Grande della Scala, e più in generale la famiglia degli Scaligeri, che aveva ospitato Dante a Verona durante le sue peregrinazioni dovute all'esilio. E quel che più ti graverà alle spalle sarà la compagnia malvagia e scempia con la qual tu cadrai in questa valle. E Cacciaguida precisa poi il peso che ti graverà di più sulle spalle sarà che cosa? Sarà una compagnia, quindi degli uomini malvagi, scempia, compagnia scempia, cioè degli uomini anche stolti, con la quale tu cadrai in questa valle, con la quale tu purtroppo per te finirai in esilio, in questa valle, verso 63, non a caso ovviamente usata questa parola valle, cosa richiama? Richiama la valle di lacrime, no? Nella famosa preghiera Salve Regina, ricordiamoci, la vita è paragonata a una valle di lacrime, a maggior ragione lo è per Dante, la vita è una valle di lacrime dopo l'esilio e dopo essere stato costretto ad abbandonare la sua città che gli era così cara, che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contro te, ma poco appresso ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. Cacciaguida prosegue questo discorso su questa compagnia, no? Con cui Dante si ritroverà in esilio, una compagnia appunto malvagia e scempia, malvagia e stolta, che tutta ingrata, tutta matta ed empia si farà contro te. Questa compagnia di uomini si rivelerà con te ingrata, matta, irragionevole ed empia contro di te. Ma poco appresso ella, non tu, n'avrà rossa la tempia. Ma poco dopo ella, cioè la compagnia appunto di uomini che verranno con te, e non tu, n'avrà rossa la tempia, ne pagherà le conseguenze col sangue. Riferimento, questo quasi, anzi, di sicuro, nel verso 66. È un'altra profezia, diciamo, ovviamente post eventum, che fa Cacciaguida, una profezia nella profezia, cioè Dante sarà esiliato, sarà costretto, si ritroverà insieme a questi uomini, chi sono poi questa compagnia malvagia e scempia, sono i fuoriusciti bianchi, che cercarono di rientrare in patria nel 1304, ebbe luogo una battaglia. La battaglia della Lastra tra appunto i fuoriusciti bianchi e i neri. Ovviamente la battaglia si risolse in una disfatta per questa compagnia malvagia e scempia, per questi fuoriusciti bianchi. Ma a quella data, come adesso poi precisa di fatto sì anche Cacciaguida, a quella data, per sua fortuna, Dante si era già allontanato da questa compagnia e quindi non aveva preso parte alla battaglia, insomma, era riuscito a scampare al massacro della battaglia della Lastra, 1304. Di sua bestialità il suo processo farà la prova, sì che a te fia bello averti fatta parte per te stesso. Qui il soggetto, attenzione, il suo processo, cioè il comportamento di questa compagnia malvagia e scempia, farà la prova di sua bestialitate. Sarà la migliore prova della sua ottusità, bestialitate.
Sì, che a te fia bello averti fatta parte per te stesso, al punto tale che per te sarà onorevole che cosa? Ecco questo, averti fatta parte per te stesso. Sarà onorevole per te aver costituito un partito con solo te stesso. Questo significa. Dante qui si autocelebra, ovviamente attraverso Cacciaguida, autocelebra la sua scelta. Di preservare comunque una sorta di indipendenza ideologica, come dimostrava il fatto che in effetti, appunto, lui comunque poi dopo l'esilio aveva preso le distanze dagli altri bianchi e questo tra l'altro gli aveva anche salvato la vita e aveva deciso di, appunto, costituire un partito in cui lui era l'unico membro, diciamo. Lo primo tuo rifugio e il primo ostello sarà la cortesia del Gran Lombardo, che in sulla scala porta il Santo Uccello. Ecco questo, verso 72, la scala che abbiamo già incontrato, no? Pochi versi più su. La scala, quindi gli scaligeri. Perché cosa sta dicendo? Qui, abbastanza chiaro, Cacciaguida. Il tuo primo rifugio, il primo albergo, ostello, come ancora oggi, con quel significato, il primo albergo sarà per te la cortesia del Gran Lombardo, che in sulla scala porta il Sant'Uccello. Ecco, qui è un riferimento un po' vago, questo Gran Lombardo, che comunque probabilmente dovrebbe essere Bartolomeo della Scala, il fratello maggiore di Can Grande, e che resse, Bartolomeo resse la signoria di Verona fino al 1304, e che forse potrebbe aver ospitato Dante proprio, sì, proprio nei primissimi anni del suo esilio, tra il 1303 appunto e il 1304, che in sulla scala porta Sant'Uccello, riferimento proprio allo stemma degli Scaligeri, i signori di Verona. Lo stemma infatti recava che cosa? Il Sant'Uccello, cioè l'aquila, ricordiamoci Giustiniano canto sesto, sopra una scala. Ecco, questo riferimento appunto al Gran Lombardo, mi ha detto un riferimento abbastanza dubbio, dovrebbe essere Bartolomeo della Scala, comunque è significativo il fatto che utilizzi l'espressione Lombardo, perché significa, cioè la Lombardia oggi ovviamente è la nostra regione in cui noi siamo, ma in età medievale invece parlare di Lombardia significava riferirsi praticamente a tutta l'Italia settentrionale, perché l'origine etimologica era dalla Langobardia, i Longobardi, ricordiamocelo, tra il VI e l'VIII secolo d.C. avevano occupato appunto tutto il nord Italia. Quindi Gran Lombardo, perché poi uno dice, ma come Lombardo, ma non era di Verona? Certo che gli Scaligeri erano signori di Verona, però ecco, oggi Verona è nel Veneto, nella nostra suddivisione per regioni, però ecco, nel Medioevo invece la Lombardia era tutta l'Italia settentrionale, quindi anche il Veneto attuale. Che in te avrà sì benigno riguardo, che del fare e del chiedere tra voi due fia primo quel che tra gli altri è più tardo. Bartolomeo, ecco questo Gran Lombardo, probabilmente Bartolomeo della Scala, appunto, nei tuoi confronti avrà un riguardo sì benigno, così benevolo, che del fare e del chiedere, nell'offrire e nel chiedere tra voi due, sarà primo, colui che di solito tra le persone è l'ultimo, è il più tardo, è il più lento. Cioè, cosa significa questa espressione? Significa che Bartolomeo, nella sua straordinaria generosità, munificenza, sarà così veloce nel soddisfare le richieste di Dante che quasi le anticiperà. Solitamente tra chi chiede e chi offre viene dopo. Quindi è più tardo, invece Bartolomeo invertirà questa cosa, grazie alla sua straordinaria gentilezza, appunto, sarà lui il primo a offrire rispetto a Dante che chiede. Con lui vedrai colui che impresso fue nascendo, sì da questa stella forte, che notabili fier l'opere sue.
Ecco qui il riferimento, tramite perifrasi, al vero protagonista del canto, oltre a Cacciaguida, che è appunto Can Grande della Scala, fratello minore di Bartolomeo, che divenne signore di Verona dal 1312 al 1329, e con cui Dante fu in stretti rapporti. È tra l'altro, secondo la critica, probabilmente colui che si nasconde, diciamo, dietro l'allegoria del Veltro, del primo canto dell'Inferno, questo cane da caccia che scaccerà, no? La lupa. Can Grande della Scala è anche il destinatario dell'Epistola tredicesima, che forse sarà il caso di andare a rileggere, noi, rileggeremo magari in classe, perché forse l'avrete letta al terzo anno, non lo so, ma è un'epistola fondamentale perché appunto è la dedica, di fatto, del paradiso a Can Grande della Scala scritta da Dante, e in cui non è solo una dedica, cioè epistola molto interessante perché spiega anche un po' il significato poi della cantica che stiamo leggendo poco, ma ci stiamo rendendo comunque conto che è abbastanza complessa, no? E allora lo stesso Dante, insomma, è una lettera in cui lo stesso Dante offre una chiave di lettura per il paradiso, quindi molto significativa, ed è anche una lettera di dedica appunto a Can Grande. Cosa significavano poi la lettera, i versi 76, questi 78? Quindi significa con lui, cioè insieme appunto a questo gran Lombardo, ovviamente era il fratello Bartolomeo, vedrai anche colui che nascendo fu impresso, così forte da questa stella, ricevette, ecco, colui che ricevette così intensamente l'impronta di questa stella, che le opere sue, le sue gesta, saranno notabili, cioè saranno degne di essere ricordate nella storia. Ecco qui la celebrazione subito, l'esaltazione di Can Grande. Ed ecco qui, forse, paradossalmente, Dante, che pochi versi prima, attraverso le parole di Cacciaguida, rivendicava, no, la propria indipendenza ideologica, lui, io mi sono fatto parte per me stesso, poi qui cade un po' nella celebrazione del suo signore, e quindi forse questa indipendenza ideologica un po' la perde. È questa anche un'iperbole, se vogliamo, perché Can Grande della Scala, per carità, è un personaggio importante, ma sta dicendo Cacciaguida, insomma, un personaggio che segnerà la storia, perché ricevette intensamente, ecco, l'impronta di questa stella. Qual è questa stella? Marte, ovviamente, siamo al cielo di Marte, quindi Can Grande, sta dicendo Cacciaguida, sarà ricordato in libri di storia come grande, straordinario condottiero. In realtà poi non è così, Can Grande è ricordato banalmente solo perché ospitò Dante. Non se ne sono le genti ancora accorte per la novella età, che pur 9 anni sono queste rotte intorno di lui torte. Siamo appunto nell'invenzione letteraria nel 1300, quindi Can Grande ha solo 9 anni. Ecco perché Cacciaguida dice: le genti non si sono ancora accorte di lui perché è piccolo. Che pur 9 anni sono queste rotte intorno di lui torte, perché appunto sono trascorsi solo 9 anni. Questa immagine delle ruote, le ruote dei cieli, ricordiamoci, Dante ha comunque, come tutti gli uomini medievali, delle conoscenze astronomiche diversissime dalle nostre, ovviamente, ma in certi casi che coincidono con le nostre. Sapevano benissimo gli uomini medievali, appunto, che la Terra ruota, gira, o meglio, lì più che la Terra, ovviamente la Terra era ferma, il modello era geocentrico, però si rendevano conto che gli astri in cielo si muovevano e che appunto un giro completo del cielo delle stelle fisse impiegava un anno. Quindi 9 anni sono queste ruote intorno di lui torte. Significa questo. Cioè queste ruote, le ruote, i cieli del paradiso, hanno girato solo per 9 volte.
da quando è nato. Ma pria che il guasco l'alto Arrigo inganni, parran faville della sua virtute in non curar d'argento né d'affanni. Ma prima che il guasco l'alto Arrigo inganni, il guascone, qui è Clemente V, il Papa, prima che Clemente V tradisca inganni l'alto Arrigo, il nobile Enrico VII, l'imperatore, parran faville della sua virtute in non curar d'argento né d'affanni. Appariranno luminosi segni della sua virtù, del suo valore in non curar d'argento né d'affanni, nella sua indifferenza verso il danaro, l'argento, ma anche verso le fatiche. E cos'è però questo riferimento al verso 82, che è molto importante? Il Guasco è Clemente V, abbiamo detto, Arrigo VII o Arrigo Enrico è la stessa cosa. Perché parla di un inganno cacciaguida? Perché nel 1312 Papa Clemente V aveva invitato in effetti l'imperatore a scendere in Italia, ma improvvisamente poi gli aveva voltato le spalle, scatenandogli contro le forze congiunte dei Guelfi e del partito filo-angioino, cioè filo-francese. E tra l'altro, quindi, l'inganno di Clemente V, ma è la cosa anche interessante, appunto, il guasco, cioè il Papa, è un ingannatore, è un fraudolento, verbo ingannare. Arrigo, invece, l'imperatore è alto, aggettivo che significa nobile elevato, che la dice lunga, no, sulla posizione poi di Dante nella disputa tra Guelfi e Ghibelline, per quello che Foscolo poi lo chiamò il Ghibellin Fuggiasco, perché tutto sembra tranne che un guelfo. Del resto, lo sappiamo appunto, c'erano anche motivi personali, a partire appunto da Bonifacio VIII in avanti, ma anche Clemente V, come papa, finisce chiaramente come bersaglio polemico, di Dante per questo episodio, soprattutto, il fatto di aver ingannato Enrico VII. Prima ne aveva invocato la discesa in Italia. Poi gli aveva voltato le spalle, scatenandogli anzi contro i Guelfi e i filofrancesi. Le sue magnificenze conosciute saranno ancora, sì che i suoi nemici non ne potranno tenere le lingue mute. La sua straordinaria munificenza, magnificenza, nel senso munificenza, generosità, diventerà allora famosa al punto tale che neanche i suoi nemici potranno tenere lingue mute, cioè potranno passarla sotto silenzio. A lui t'aspetta i suoi benefici, per lui fia trasmutata molta gente, cambiando condizione ricchi e mendici. A lui t'aspetta significa confida in lui, quindi Cacciaguida dice confida in Can Grande nei suoi benefici, nei suoi doni generosi, la magnificenza del verso, le magnificenze del verso 95 è la sua generosità, la munificenza di Can Grande. Per lui fia trasmutata molta gente, cioè per mezzo di lui molta gente verrà trasmutata, fia trasmutata, cioè passerà da uno stato sociale a un altro, cambiando condizione ricchi e mendici. Ricchi e mendicanti cambieranno condizione. E porterane scritto nella mente di lui e non dirai, e disse cose incredibili a quei che fier presente. E di qui porterai impresso nella memoria, senza rivelarlo, non dirai, ciò che io ora dirò. E disse, ecco che qui si interrompe il discorso diretto di Cacciaguida, perché poi Dante dice: disse cose incredibili a quei che fier presente, e mi disse cose straordinarie, incredibili anche per chi vi assisterà. Come mai c'è questo scarto? Che uno dice: ma come mai a un certo punto Dante si fa criptico? No, perché prima c'è tutta una, fino al verso 90, una profezia molto chiara, quella di Cacciaguida. Poi ci sono, e poi addirittura il discorso diretto si interrompe. E vengono tirate fuori queste cose incredibili, cioè cose appunto incredibili anche per chi sarà presente, anche per chi vi assisterà.
Beh, molto banalmente, perché fino al verso 90, diciamo che la profezia di Cacciaguida è tutta post eventum, e quindi i fatti sono già accaduti, e come ben sappiamo, le profezie post eventum sono anche le profezie migliori, perché si dice di qualcosa che è già accaduto. Mentre i versi, diciamo dal 91 al 93, esprimono un contenuto oscuro perché evidentemente qui si fa riferimento appunto al futuro proprio di Dante e di Can Grande rispetto anche al momento in cui Dante stava scrivendo questo canto. Siamo appunto verosimilmente, ma non è facile dirlo, ma intorno al 1315, forse anche 18, insomma. Quindi questi ultimi versi sono una profezia vera, ed ecco perché così vaga. Dante, per mezzo di Cacciaguida, augura a Can Grande di compiere cose incredibili, di compiere gesta straordinarie. Poi giunse, figlio, queste sono le chiose di quel che ti fu detto. Ecco le insidie che dietro a pochi giri sono nascose. Poi aggiunse, figlio. Queste sono le chiose, cioè le spiegazioni di quel che ti fu detto. Ricordiamoci infatti che Dante aveva chiesto a Cacciaguida di essere edotto, cioè che gli venisse chiarito tutte quelle profezie dette e non dette nell'inferno, nel purgatorio, quando insomma Dante era stato accompagnato da Virgilio. E quindi Cacciaguida dice: ecco, adesso ti ho spiegato davvero per filo e per segno tutte le cose che già ti erano state dette, ma in modo un po' criptico prima nell'inferno del purgatorio. Ecco le insidie, quindi ecco i pericoli che ti aspettano tra pochi giri. Ecco ancora il riferimento astronomico, gli anni intesi come giri, come appunto rotazioni dei cieli. E qui finiamo. Non vo' però che ai tuoi vicini invidie, poscia che si infutura la tua vita. Via più là che il punir di loro perfidie. Non voglio però, conclude Cacciaguida, che tu odi, che tu invidi, nel senso che tu odi, i tuoi concittadini, i tuoi vicini. Poscia che si infutura la tua vita, via più là che il punir di loro perfidie. Poiché la tua vita, si infutura, si inoltra nel futuro, via più là che il punir di loro perfidie. Ben più lontano del tempo in cui le loro cattiverie saranno punite. Ecco, qui dicevamo, ci arrestiamo, poi magari proseguiamo in un secondo momento. Qui tra l'altro si interrompe anche il vostro libro, vabbè che mette un'interruzione, ma io penserei di leggerlo tutto, come dicevo, questo canto, anche perché poi si apre qui una seconda parte, di fatto, del canto diciassettesimo. Qui c'è stata la profezia, in questa prima parte. Nella seconda parte, possiamo così dire, del canto, ci sarà che cosa? Ci sarà il fatto che Dante si autoproclama poeta profeta, cioè qui ha ricevuto nella prima parte del canto la profezia, post eventum, va bene, d'accordo. Ma nella seconda parte del canto, sempre per bocca ovviamente di Cacciaguida, Dante rivendicherà che cosa? Il fatto che l'importanza della sua opera, della sua commedia, del paradiso, ma di tutta la commedia, infatti alla fine del paradiso il suo destino quale sarà? Sarà quello di tornare sulla terra e di dire a tutti la verità, ciò che ha visto, e che quindi tutti poi si convertano lungo il percorso della salvezza. Ma appunto questo lo vedremo nella prossima occasione, sempre magari in forma di video lezione, per concludere la lettura di questo canto diciassettesimo.